Domenica, complimenti, mister. Questa, se non sbaglio, è la tua prima vittoria da quando sei ritornato sulla panchina del Fiorenzuola. Sì, no, non sbagli. Siamo contenti. Buona domenica anche a voi. Siamo contenti perché i ragazzi in settimana hanno lavorato bene. Ieri hanno fatto una rifinitura importante per dare valore alla settimana che hanno fatto. C'era bisogno di mettere dentro dei punti per continuare ad acquistare fiducia. Ho visto una squadra bella che ha lottato, anche sofferto, come è normale che sia, ma è riuscita a portare a casa una vittoria molto, molto importante contro una squadra molto organizzata, in forma e che sta facendo un ottimo campionato. Ovvio che purtroppo possiamo gioire poco, nel senso che sappiamo che sarà una bella impresa arrivare al traguardo alla fine e sappiamo anche che sarà lunga e dura e sicuramente non dobbiamo accontentarci di questa vittoria che sicuramente dà morale, ma che deve farci guardare con ottimismo al futuro, ma nello stesso tempo deve farci rimanere dentro a questo campionato. Momento chiave di questa partita, diciamo, è arrivato quando avete subito il gol dell'1-1, un gol che poteva disunire la squadra perché chiaramente l'inerzia era passata in favore dell'Albino Leffe e invece la sua squadra è stata molto molto brava a reagire subito e poi a portarsi dalla sua l'episodio del rigore, bravissimo Neto a conquistarlo e poi Ceravolo per il 2-1. Sì, diciamo che l'aspetto positivo che hai detto te l'abbiamo notato, che però fa da contraltare a un aspetto che poi può essere negativo perché abbiamo lasciato un po' troppo il palleggio allora, appena abbiamo subito gol invece abbiamo ripreso la partita. Dovevamo continuare a giocare, abbiamo fatto gol presto, dovevamo continuare ad avere fiducia e a provare a metterle in difficoltà, invece siamo abbassati un po' troppo. Fa parte del momento, però il fatto che sull'1-1 abbiamo rialzato subito la testa mi ha reso molto felice. Dobbiamo arrivare al punto che anche nel risultato di vantaggio continuiamo a giocare la partita allo stesso modo. Non dobbiamo oggi guardare la classifica, sappiamo benissimo quanto sia importante ogni vittoria, però nello stesso tempo per raggiungerla bisogna cercare di avere coraggio in tutti i 90 minuti, anche se è un appunto in una partita dove non si vinceva da un po' fuori casa. Fino a questo momento si era fatto 4 punti in tutto il campionato, quindi capisco che trovarti in vantaggio ti porti un po' ad avere l'ansia del risultato, però dobbiamo avere la fiducia di essere una buona squadra, come abbiamo dimostrato oggi, e di non valere la posizione che abbiamo, ma dobbiamo dimostrarlo con i fatti nel campo come oggi. E adesso, mister, arriverà un'altra battaglia contro il Lumezzane, un'altra squadra molto in forma. Si deve tornare anche a fare punti e perché no anche a vincere in casa. No, beh, sicuramente abbiamo buttato via tanto tempo, nel senso che abbiamo fatto pochi punti fino ad oggi, quindi dobbiamo cercare di racimolare punti ogni partita. Anche il Lumezzane, come l'Albino Leffe, l'Albino Leffe veniva da una vittoria in rimonta a Trieste, il Lumezzane viene da una vittoria in rimonta con Vicenza, più o meno si pareggiano, e sono due squadre che sono in forma e in condizione. Io devo dire che oggi ho visto una squadra anche fisicamente pronta, e quindi dobbiamo per forza pensare di dover far punti ogni partita con l'intensità e l'abnegazione che i ragazzi hanno messo in campo oggi.